La RAI, prego. Buonasera Cesare, quante modifiche dobbiamo aspettarci domani rispetto a Copenaghen? Buonasera a tutti, dopo l'allenamento saremo un po' più precisi e come vi ho fatto spesso vi daremo la formazione, però prima devo valutare ancora qualche giocatore, quindi se pazientate un'oretta poi la formazione ve la darò, però ci saranno parecchi cambi. È molto presto per dirlo, anche perché negli ultimi giorni, anche quando non si aspettava nulla, lui ha avuto questo attacco di pancia, quindi speriamo che stasera non abbia nulla e poi valuteremo le condizioni di Mario. Hai visto i miglioramenti però in queste ultime ore? Ieri ha fatto un buon allenamento, questa mattina avete visto abbiamo fatto proprio un'esibizione, oggi non ha avuto nessun tipo di problema, quindi aspettiamo. Ancora una domanda inevitabile su Balotelli, al centro dell'indirizzo, della critica, dei giornali, qualcuno la pensa in un modo, altri in un altro, probabilmente sono, anzi, a nostro avviso, delle esagerazioni dei suoi confronti. Allora non facciamo domande. No, siamo un po' esagerati. No, siamo sempre un po' troppo esagerati nei confronti di Mario, anche se lui tante volte se le va a cercare. Ma mi sembra di aver sentito e di aver approvato la posizione del presidente Abete, del direttore Antonello Valentini, quindi su questo argomento hanno già parlato loro questa mattina in maniera anche abbastanza esaustiva. Tu hai parlato con lui, è tranquillo e sereno, ammette certi suoi errori, che cosa ti aspetta? Abbiamo detto prima, secondo me l'argomento è chiuso, non è che deve spiegare nulla, anche perché se do una mia spiegazione probabilmente qualcuno mi risponde e poi... Grazie. Zuccalà, prego. Buonasera. Soltanto una cosa, perché non c'è tempo. Volevo chiederle, per favore, molti cambiamenti, ma lei quando li allena, possiamo stare tranquilli che quando vi allenate questi giocatori hanno già un'idea di quello che debbano fare, no? Ce l'auguriamo. Ecco, ce l'auguriamo, benissimo. Appunto, ritiene che questo sia un momento difficile proprio per questo motivo di dover cambiare magari? No, per un momento particolare non è difficile, perché ci siamo già qualificati, quindi non è nulla difficile, noi abbiamo l'obbligo di giocare bene. Diventa difficile e complicata perché troviamo una squadra, l'Armenia, che ha ancora una possibilità per andare agli spareggi come miglior seconda e quindi giocheranno con grande determinazione, hanno secondo il mio punto di vista quattro giocatori molto molto bravi nelle ripartenze dei contropiedi lunghi, sono veramente difficili da marcare, ma soprattutto le chiusure preventive dovranno essere domani sera la nostra forza, quindi questa è un po' la preoccupazione. Momento difficile non è, perché dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, però abbiamo, come dicevo prima, l'obbligo di ricercare il gioco come abbiamo fatto nel primo tempo con la Danimarca. Ciao. Tu ti hai preceduto prima dicendo che si sta creando il classico clima tra i mondiali, che poi storicamente quando c'è il casino l'Italia va bene. Nel caso si esasperasse questo clima, che brandelli troveremo in Brasile? Diventa il CT cattivo che magari fa la guerra con i giornalisti? No, saresti disposto a questo pur di magari di vincere un mondiale come è successo nel 2006? Questa è una domanda che può essere... No, è interessante, però in questo momento vorrei parlare della partita di domani, non ho la testa per poter pensare, idealizzare un clima premondiale con molte polemiche. Mi auguro di arrivare a quel periodo con la serenità e con la determinazione di una squadra consapevole dei propri mezzi. Ovviamente qualche polemica ci sarà, ma non penso più di tanto. Vorrei sfatare il mito che la squadra gioca bene solo se è accompagnata da polemiche. No, siamo delle persone mature, siamo delle persone responsabili, quindi non abbiamo bisogno di polemiche per giocare bene o giocare contro. A me piace pensare che la squadra giochi per, non contro.